Bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono le accuse per i quali risultano indagati tre membri della famiglia Fabbrocino: Giovanni, 76 anni, il figlio Antonio, 40, e la moglie e madre Eleonora Di Flora, 68 anni. Ad Antonio è contestata anche l'accusa di autoriciclaggio, secondo le indagini del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, guidato da Claudio Molinari. L'inchiesta è partita dal fallimento della Fagel, impresa operante nel settore del commercio e distribuzione all'ingrosso di prodotti congelati e surgelati di noti marchi nelle aree di Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agro Nocerino Sarnese. Secondo le accuse della procura guidata da Giuseppe Borrelli, accuse convalidate dal giudice per le indagini preliminari, lo stato di crisi della società è stato legato al trasferimento da parte degli indagati del patrimonio immobiliare e aziendale a favore di un'altra società, la Fratelli Fabbrocino, facendo venire meno le garanzie poste a tutela dei creditori. L'inchiesta ha messo in luce tra l'altro scritture contabili inattendibili e il mancato deposito di altre, la distrazione di beni societari e automezzi. Gli indagati avrebbero poi utilizzato beni e mezzi anche per costituire una terza società, la Gruppo Fabbrocino, rendendo inefficace la procedura di riscossione da parte dei creditori. La misura cautelare applicata è quella del divieto di esercitare le attività imprenditoriali per un anno solo nei confronti di Antonio Fabbrocino. Nei confronti di una società è stato invece disposto il sequestro di beni e mezzi per un valore di 340.000 euro.